Quella di Donald Tusk alla guida del Consiglio europeo. È stato già detto, il segno che una nuova generazione di leader europei assuma la guida delle istituzioni continentali è, a mio giudizio, un fattore molto importante per l'idea di Europa che abbiamo. Per noi naturalmente è la conferma di una responsabilità importante. In queste settimane, in questi mesi, più volte abbiamo sostenuto che l'Europa debba essere qualcosa di più dello spread, dei vincoli, del bilancio, dell'economia. L'Europa che noi vogliamo è a Erbil, nel cuore del Kurdistan, è a Baghdad, è nelle alture siriane, è in Libia, è nella difficile relazione tra Europa e Russia. Ecco perché la politica estera è molto 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 importante, ecco perché io sono felice da un lato per il lavoro che Federica potrà svolgere e anche a nome dell'Italia molto responsabilizzato, perché una donna competente, giovane, espressione di un partito che ha ottenuto un grande risultato alle ultime elezioni, è chiamata dai capi di Stato e di Governo a impegnarsi alla guida della diplomazia europea. E sull'Ucraina che cosa avete raggiunto questa sera con l'accordo? Ma credo, non so se ci sarà conferenza stampa, immagino di sì. C'è ovviamente piena consapevolezza della situazione difficile che stiamo vivendo. È una situazione nella quale non si gioca semplicemente una discussione sulla sanzione, si gioca l'idea di Europa e il rapporto con il vicino più grande che l'Europa ha, che è appunto la Russia. Per questo la discussione è stata anche abbastanza approfondita sul tema, il paio d'ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia deriva da una discussione che è stata, a mio giudizio, davvero interessante, perché anziché discutere delle singole esigenze, ho bisogno di questo, dell'altro, la sanzione mi dà noia qui, mi dà noia là, è stata una discussione di geopolitica internazionale. Oggi noi viviamo un grande sentimento di difficoltà, diciamolo con un eufemismo, nei confronti della Russia, anche per le cose che oggi Poroshenko ci ha raccontato, partendo dall'esperienza diretta dei figli. E contemporaneamente ci rendiamo conto di come in questo momento storico sarebbe importante avere la Russia dentro la comunità internazionale, per il ruolo che una Russia capace di dialogo potrebbe avere, per esempio in Siria, per esempio in Iraq. Dunque c'è una grande questione vera, politica, con la P maiuscola, che non può essere risolta semplicemente dalla discussione a quel paese non vuole perché ha paura di perdere qualcosa. C'è una grande discussione geopolitica che credo sia una discussione che segnerà i prossimi, sicuramente i prossimi giorni ovviamente, ma credo i prossimi mesi e anni. Allora questo è stato l'oggetto della discussione molto approfondita, poi il testo è il testo che vedrete tra qualche istante e che sostanzialmente ricalca il testo che avete già visto, perché è già circolato nel draft, nella bozza di conclusione, è il testo che vedete, quindi... Ma non ci sono ultimatum, vero Presidente? La parola ultimatum, alla luce di quello che ho detto, mi sembra un po' di... C'è un tempo tecnico entro il quale noi verificheremo l'evolversi della situazione. Sulla Presidente... crescita, sono stati fatti passi avanti, e si è parlato anche della nomina No, non si è parlato della nomina del commissario. Posso? Lei sa che questa è una competenza che sta in mano a Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker ha detto che quel commissario apparterrà al Partito Socialista Europeo. Io naturalmente ne sono ben contento e felice. Credo che la prossima settimana Juncker presenterà la propria ipotesi di candidatura. Presidente, hai in testa il nome del successore della Mogherini? No. Oggi è un giorno ovviamente per noi anche di grande responsabilità, io ho utilizzato questa parola,
ma mi sento di sottolineare e di ripetere parola per parola il comunicato del Capo dello Stato rispetto anche al riconoscimento all'Italia e al ruolo che l'Italia deve giocare, per cui parlerei di responsabilità e anche un briciolo di orgoglio oggi, oltre che di emozione e di umile coraggio. La vicenda legata al successore, abbiamo dei tempi ancora abbastanza ampi perché ci sono 2 mesi che ci separano dalla nomina del successore della successora, non credo si dica. Prego? Di chi verrà dopo, di colui o di colei che verranno dopo, e come vedete, tanto per cambiare, è chiocciola non FUP che dà la risposta giusta, un po' come ha fatto con gli hashtag di oggi. Io vi ringrazio di cuore, vi auguro buon rientro e per quello che ci riguarda ritorniamo in Italia. Domani lavoriamo, prossimo appuntamento direi conferenza stampa di lunedì sui 1000 giorni e mercoledì sulla scuola. Per cui... La preoccupano le critiche dei costruttori di Lega Ambiente arrivate oggi allo Sbocco Italia? Io credo che i provvedimenti che abbiamo approvato ieri siano provvedimenti molto seri. Ieri l'altro, tecnicamente. Naturalmente ciascuno potrà avere qualche dubbio, ma se ho letto le dichiarazioni del presidente dell'ANCE, se ho letto bene, mi pare che siano dei dubbi velocemente fugabili. Non sono soltanto 3 i miliardi che vanno sulle infrastrutture, sono molti di più, ma non era l'obiettivo il nostro quello di riscrivere il piano delle infrastrutture, dare delle risposte concrete, dalle case dei singoli italiani fino, tema molto delicato, allo sblocco di infrastrutture che erano attese da anni. Quanto a Lega Ambiente, io trovo che se la critica è su provvedimenti che mancano, siamo pronti a discutere e a ragionare rispetto alle 101 opere che loro avevano proposto nel dossier di giugno. Ci sono molte cose che il mondo ambientalista voglia di avere e rivendica da tempo. Certo, ci sono delle cose su cui magari non siamo d'accordo, però io penso per esempio che in Basilicata o in Sicilia, se c'è del petrolio che si può estrarre, a maggior ragione in un momento di crisi energetica come quello che stiamo vivendo, sarebbe allucinante per l'Italia rinunciare a una parte di queste risorse che possono dare anche posti di lavoro semplicemente perché siamo affetti da comitatite. Trovo le prese di posizione dei presidenti di regione ragionevoli, chiedono di avere un aiuto per essere sbloccati nel patto di stabilità, e credo che le nostre norme vadano in questa direzione. Però sinceramente lo dico adesso che tanto avete chiuso i pezzi, il lavoro di ieri che è passato, diciamo, sulle cronache dei giornali di oggi, soprattutto per il gelato e per la rilevanza culturale e politica del gelato nella storia contemporanea, nel tempo della globalizzazione, è un lavoro in realtà che ha dei tratti di profondamente inediti nella storia repubblicana italiana. Si interviene per sbloccare opere bloccate da tanto tempo, si fa finalmente una riforma della giustizia non dettata da esigenze di parte, si cerca di trovare un metodo di lavoro attraverso il quale finalmente l'Italia torna ad avere consapevolezza nel proprio futuro. Io sinceramente mi sento di dire che stiamo facendo un lavoro articolato, sereno, passo dopo passo, molto umile se volete, ma anche quello che serve, cioè quello di scardinare e ricostruire un sistema come quello italiano. Volete la mia opinione? Ce lo faremo. Quindi si è pentito un po' del gelato, che ho curato presto? Francamente il giorno in cui mi pentirò di un sorriso vorrà dire che ho sbagliato mestiere. Io so che c'è chi crede serio soltanto quello che viene detto con la faccia triste. A mio giudizio è serio anche quello che viene detto con un sorriso. C'è stato un importante settimanale che tutti noi leggiamo e che stimiamo,
che è l'Economist, che in passato si era prodotto in tante copertine e polemiche nei confronti dell'Italia, che avevano suscitato reazioni di grande rabbia, di grande tristezza, di grande indignazione. Quando ho visto montare la polemica, qualcuno ha chiamato in causa anche l'orgoglio patriottico, perché c'ero io col gelato, io ho pensato che il gelato sia una delle cose più buone e più divertenti sulle quali scherzare, quindi lo rifarei domani mattina. Poi aver visto oggi dotte dissertazioni sul fatto che non si tiene insieme crema e limone mi ha fatto pensare che probabilmente è vero che i miei gusti sono discutibili, ma anche che forse recuperare quel minimo di leggerezza, non dico calviniana, ma leggerezza che dovrebbe caratterizzarci tutti, sarebbe una priorità. Ieri noi abbiamo fatto la responsabilità civile dei magistrati, il decreto legge sull'arretrato della giustizia civile, un disegno di legge delega sulle intercettazioni, dei provvedimenti che sbloccano le infrastrutture, un codice degli appalti con disegno di legge delega che dice una regola sacrosanta: ciò che dice l'Europa è sufficiente, basta con la complicazione italiana. Se la discussione è sul gelato, auguri e buonanotte a tutti. Ciao, arrivederci. Grazie.